parlarci un po' questa sera. Prima di dare il microfono a Rita, però vorrei nominare uno per uno i fotografi, perché mi sembra giusto ringraziarli uno per uno. Andrea Bellucci, Donatella Bonanni, Monica Camporesi, Alberto Caporali, Giovanni Carità, Rossana Carlini, Lia Ceccarelli, Lorenzo Cresca, Andrea De Paolis, Pamela Fattori, Fausto Frezza, Davide Cresci, Erika Iacobelli, Irene Isopi penso, Nicola Lucciarini, Manuela Maresi, Angelo Monzi, Rita Novelli, Rosa Ottaviani, Margherita Paolocci, Antonella Perotti, Mario Proietti, Sara Proietti, Veronica Reggi, Nino Rinaldi, Marco Urbini, Giulia Silvestri, Giorgio Solaroli, Daniele Trippanera e Mauro Vincenzini. Grazie di cuore a tutti voi. E oggi è una giornata importante per questa iniziativa, perché io innanzitutto devo ringraziare Donatella, che dal suo intuito, dalla sua volontà è nato questo gruppo Facebook, che è nato così, diciamo, un po' per scherzo all'inizio, no? Per come accentrato l'attenzione proprio sulle bellezze di Amelia. 30 fotografi, ma anche qui 30 fotografi anche di appassionati più che fotografi, cioè di persone che hanno forse anche scoperto un talento, perché abbiamo scoperto che ci sono tante persone che hanno veramente questa passione e l'hanno un po', hanno immortalato queste immagini, l'hanno messo a disposizione questo loro talento, che è già stata mandata l'iniziativa, che naturalmente è volta alla città di Ramacisano e le cervellate. Grazie alla Prologo d'Amelia, grazie all'Unicop Tirreno che ha finanziato questa pubblicazione. Grazie a Donatella per aver avuto questa intuizione che oggi ancora di più prende forma, e poi chissà, mai porre limiti alla provvidenza, naturalmente il gruppo continua, quindi le cartoline continuano. Io nella mia prefazione ho detto appunto la cartolina rappresenta un po' qualcosa di bello, perché chi di noi ha ricevuto, adesso purtroppo non si usano più, perché adesso con i social, con altri mezzi è difficile scambiarsi una cartolina. Invece quando ci capita magari di riaprire un vecchio cassetto e di trovare una cartolina, è sempre motivo di gioia, un ricordo, un viaggio fatto, un pensiero che qualcuno ci ha mandato quando era in viaggio, è sicuramente una bella cosa, quindi assume un significato anche di bel ricordo, di buon auspicio, quindi questo è quello che auguriamo anche a questa pubblicazione, solo che sia la prima di una lunga serie. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, anche io, come hanno fatto Donatella e anche la nostra sindaca, ringrazio tutti voi partecipanti e non nego che sono orgogliosa, soddisfatta e anche un po' emozionata per questa presentazione, perché è una cosa in cui abbiamo creduto molto, abbiamo lavorato con Donatella, che è veramente una persona instancabile da questo lato, perché ha lavorato al massimo in maniera che ho proposto subito a Donatella di continuare, perché noi come comitato abbiamo un budget che ci fornisce la Coppa e che usiamo proprio per questi prodotti, e quindi è da questo che è partita con entusiasmo questa pubblicazione, cosa che ci ha soddisfatto molto. E che, visto che insomma le fotografie sono sulle bellezze di Amelia, il ricavato di questo libro andrà a finanziare un piccolo progetto di restauro, poi non lo so, con il comune, l'amministrazione comunale sarà deciso, ancora non è niente di deciso, sarà deciso questo, quello che sarà il fine di questo, di questa raccolta di fondi. E io non avrei altro da aggiungere, solo che sono molto soddisfatta, è un lavoro che penso, come diceva la dottoressa Pernazza, potrebbe essere anche un bel come eravamo per i nostri nipoti un domani, perché vedo che noi quando vediamo una fotografia pubblicata su Facebook dei tempi andati ci entusiasmiamo tanto e fioccano i commenti a tutto spiano, quindi vabbè, poi oltretutto è sempre comunque un atto d'amore per la nostra città. Grazie soprattutto a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa.
Quando è nato il nome del gruppo Facebook, Cartoline d'Amelia, a me è piaciuto tantissimo e poi vi spiegherò perché mi è piaciuto così tanto questo nome. Mi sono piaciute tantissimo le immagini pubblicate, mi è piaciuta tantissimo la mostra e molto molto l'idea e la realizzazione di questo volume. Volume che quando ho avuto tra le mani e ne ho avuto una bozza, grazie a Donatella, mi ha ricordato la frase che James Joyce aveva scritto nel 1904 per presentare il suo romanzo Ulysses. Certo, James Joyce aveva un rapporto con la sua città, Dublino, molto molto particolare, un odio e tamo continuo. Però Ulysses è Dublino. E Joyce scrive così: «Voglio dare un'immagine di Dublino talmente completa ed esatta che se la città dovesse improvvisamente scomparire dalla faccia della terra, potrebbe essere ricostruita esattamente uguale grazie al mio libro». Ecco, io credo che questo volume, secondo me, diventa una sorta di racconto corale. Cioè non c'è soltanto il senso del luogo, ma c'è anche il senso della comunità. Li ho visti questi fotografi, li ho immaginati questi fotografi. Cammina, cammina, il fotografo si ferma, coglie un particolare, prende la sua macchina fotografica, che è un po' come un block notice. No, scrivere, la letteratura e la scrittura, insomma, sono abbastanza simili alla fotografia. Si ferma, coglie un certo spazio, rivela degli oggetti, coglie la magia di una finestra, di un vaso di fiori, di un portone, di un tetto sconnesso, la luce e le ombre. E fa quello che scriveva Alda Merini quando diceva nella lirica Le mie radici: cammino nella mia terra, ogni volta è sorpresa, mi ritrovo, sorrido e gioisco di tanta bellezza. Cammino nella mia terra, nelle strade della mia città, la riscopro e gioisco. Contano tutto quello che è dentro a questa città, che è diverso da quei ricordi stereotipati della cartolina spedita dalle vacanze. Così scrive Calvino: di quest'onda che rifluisce dai ricordi, la città si imbeve come una spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira, quale oggi, dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, lo contiene, come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, virgole. Quello che hanno fatto questi fotografi, quello che diceva, che ha detto già Zola: una cosa non si conosce finché non si fotografa. Fotografarla permette di vederne tutti i piccoli dettagli e il non visto. Volevo ringraziare, per concludere, anche il gruppo Prologo, perché se siamo riusciti ad arrivare a questo è anche merito del nostro gruppo. In particolare volevo ringraziare Lucia Currao, Raffaele Migliozzi e Lia Curci, che insieme a me hanno permesso questa giornata. Grazie a tutti.